Un impegno in teoria ce l'avevo, ma lo procrastinavo. Sarei dovuto andare di nuovo da un assistente sociale. Lo rimandavo però questo impegno perché sapevo già quel che ci sarei andato a fare: aprire le pratiche per prendere la residenza in via della casa comunale numero 1. Via della casa comunale numero 1. Prendere la residenza in via casa comunale sarebbe stato come giocare alla roulette russa dimenticandosi di togliere una pallottola. Quella residenza lì era un'enorme fregatura. Come andare a comprare il pane a 4 euro solo perché sull'insegna della panetteria c'è scritto boutique. Via casa comunale numero 1 non esisteva. E se tu prendevi la residenza lì, no, non significava che non esistevi neppure tu. Questo è scontato, questo è assodato. Il sole non è per quelli come me. E se il sole non ti bacia, se la tua albedo è una come quello della neve, beh, allora significa che tu non esisti. Il punto è un altro. Quella residenza non esisteva fisicamente, l'ho detto. Non c'era, né sulla carta né fra le strade di quella città. E quindi via casa comunale numero 1 era un'invenzione, fatta apposta, pensata, studiata per dare un nome e un volto a quelli come me, per renderli classificabili. Ma te li immagini i registri comunali? Faldoni e faldoni, stanze con scaffali pieni di documenti, polvere. Te li immagini senza un file dedicato anche a noi? Impossibile, inimmaginabile. Il sistema, tutto il sistema, tu, io, loro, non tollera queste falle. Un foglio con su scritto XY residente, Dio, residente, che ironia, in via della casa comunale numero 1. Un foglio, un semplice foglio ma indispensabile, per mettere un occhio, un punto su chi siamo, per identificarci tutti, cazzo, non sto parlando solo di me, non sto parlando di noi, sto parlando di tutti. A cosa servono i permessi, i documenti, le residenze, le carte di identità? A cosa può servire un sistema assistenziale del cazzo come quello che mi offriva scodelle di latte previo tessera, pasti previo tessera, dormitori previo schedatura, la residenza, la fine della mia carriera al contrario, previo accettare la residenza in un posto in cui non posso risiedere? Perché non esiste via della casa comunale numero 1. È una carriera di merda via della casa comunale numero 1. Lei da oggi risiede in via della casa comunale. C'era anche un della. Sottolineava, enfatizzava una presenza. Alimentava grandimani il mulino dell'aspettativa. Della. Grazie, signori. In quel momento rallentai e mi fermai. Mi guardai intorno, non c'era nessuno. Estrassi il cartoccio dalla tasca, lo guardai un momento. Vinello, vino bianco da pasto, c'era scritto. Il pasto, maledetti. Lo aprii e diedi una lunga sorsata. Poi lo chiusi, lo rimisi in tasca e continuai a camminare. Ma ho forse bisogno di vedermelo scritto anche sulla carta d'identità, che non esisto. Avevano deciso così, funzionava così. Ma il tutto, la beffa, non era tanto quel punto. Della dignità non mi interessava ormai più. Punto focale era che quella residenza era un marchio impresso a fuoco caldo sulla carta, che era come dire sulla pelle. Diventavi un Etfling, un prigioniero di quella vita. Etfling 2456, via casa comunale numero 1. Chi ti avrebbe mai preso in considerazione? Chi ti avrebbe mai dato un lavoro? Chi ti avrebbe mai detto prego dopo di lei? Chi? Grazie. Chi? Qualunque altra cosa. Ero marchiato a fuoco. Farmi risiedere nel nulla, schedarmi. Bella carriera, grazie a tutti. Era una bellissima residenza via della casa comunale numero 1. Scusi, posso scegliere il numero? No, grazie. È rimasto solo il numero 1. Sweetness, you can come home with me. Against all hope and sense of dignity. Oh, sweetness, take off that dress for me. Against all hope and sense of decency. And the world spins.
sweet.